Voici la première émission de notre série consacrée à l'Europe. Ecco a voi la prima trasmissione della nostra serie dedicata all'Europa. Un soggetto immenso, difficile. L'Europa, lo sapete, è una costruzione storica. Anzi, un animale storico, se vogliamo sottolineare l'aspetto biologico del suo destino. Tout le côté biologique de son destin. Ce côté biologique n'est pas le seul. L'aspetto biologico non è il solo, ma è importantissimo. L'Europa non è soltanto spirito, essa è anche un corpo. Un être historique, cela veut dire un être fabriqué par les hommes au cours de circonstances difficiles. In quanto costruzione storica, l'Europa è soprattutto un'entità fabbricata dagli uomini attraverso circostanze difficili, peripezie innumerevoli e ostacoli non di rado insormontabili. Naturalmente non sono mancate fortune e opportunità straordinarie. È senza dubbio cosa straordinaria che Cristoforo Colombo nel 1492 abbia scoperto l'America là dove credeva di incontrare tutt'altro. Qualcuno ha detto: la Spagna ha vinto l'America alla lotteria. In realtà è l'Europa che ha vinto l'America alla roulette della storia. Ma è evidente che questi eventi prodigiosi e fortune straordinarie non rappresentano l'intero tessuto della storia europea. Vi sono state sconfitte, vi sono stati soprattutto, al di là dei grandi fatti, i fatti di ogni giorno. Il y a eu des mécontes, il y a eu surtout, au-delà de ces événements brillants et extraordinaires, il y a eu les événements de tous les jours. Ma lasciamo questa premessa e entriamo nel tema che voglio proporre. Vi sarete accorti, attraversando in macchina o in treno l'Italia o la Francia o la Spagna, di passare ogni pochi chilometri da un paesaggio a un altro paesaggio. Un paesaggio, cioè a dire una trasformazione dell'ambiente geografico o ecologico, come oggi si dice, operata dagli uomini. Il lavoro vi si è accumulato e stratificato attraverso generazioni e generazioni. Non dimenticate che l'Europa è stata costruita da milioni e milioni di europei. L'Europa non si è fatta in un giorno, ma nel corso di secoli, anzi di millenni. Ma il fatto è che, ponendo l'accento sul ruolo degli uomini, ne risulta una sorta di paradosso che voi vorrete, io spero, comprendere e accettare. Questa fatica degli uomini, questo lavorio della storia, non ha agito nel vuoto. Il s'est exercé sur un milieu géographique. Le paysan n'a pas créé la terre. Il contadino non è stato lui a creare la terra. C'è la zappa, la vanga, l'aratro, ma prima c'era la terra da lavorare. Cosicché appare del tutto naturale chiedersi quale può essere stato il ruolo dell'uomo in relazione all'ambiente che ha valorizzato. Ed è così che alle spalle della storia si rivela non trascurabile il ruolo della natura. Quanto vi dico sembra un paradosso perché vi parlavo poc'anzi del ruolo eminente dell'uomo e della storia. E ora vi propongo invece di mettere da parte l'uno o l'altra e di considerare la natura come se l'uomo non vi avesse ancora posto mano. Vi renderete subito conto che è un'operazione assai difficile, per non dire impossibile. Di questa Europa, che nella sua materialità in fondo non è molto cambiata, quali sono, in rapporto alla storia e al destino degli europei, quali sono le caratteristiche più salienti? In primo luogo è uno scenario immenso
e, secondariamente, un paese estremamente vario. Immensità e varietà. Occorre ripeterselo ad ogni istante. L'Europa è un fitto reticolo di strade, fiumi, canali che si dispiegano all'infinito. Intraprendere un viaggio attraverso l'Europa di un tempo era come intraprendere oggi il giro del mondo, tanto grandi erano le distanze. La varietà dell'Europa, di cui dirò fra poco, è in funzione, in qualche modo, della sua immensità. Ma oggi, quanto si può dire dell'immensità dell'Europa rischia di passare inosservato, perché siamo abituati a livelli assolutamente differenti e l'uomo ha, in larga misura, sovvertito le distanze. Prendete Roma come centro e un'apertura di compasso corrispondente a un'ora di volo e tutta l'Italia sarà compresa nel cerchio. È lo stesso per la Francia se vi imbarcate su un aereo in partenza da Parigi. Ma guardiamo a secoli lontani. Il viaggio, le distanze, erano allora dimensioni essenziali. Quelle dimensioni essenziali che conservano, nella difformità dell'Europa, tutta la loro importanza. Perché in effetti l'Europa è, si può dire, costituita di uno, due, anzi di quattro mondi diversi. Il mondo del Nord, il Mediterraneo, l'Est europeo e l'Occidente, fronte all'Atlantico. In tutte queste direzioni, dal nord al sud, dall'est all'ovest, i contrasti sono enormi e sono perciò, in qualche modo, all'origine del frazionamento dell'Europa. L'Europa è un mosaico. Un mosaico costruito, prima ancora che dalla storia, da una natura contraddittoria. Basti tener conto dei contrasti segnati dai confini naturali. Il disegno delle coste, il corso dei fiumi, la barriera delle montagne. Non starò certo ad enumerarvi tutte le montagne d'Europa, ma le montagne contano, molto. Montagne che hanno una particolarità unica, e voi lo sapete. Sono le più umanizzate del mondo. Insomma, questo territorio europeo, dai rilievi mai uniformi, tagliato da montagne corona d'ogni pianura, questa Europa sempre diversa, proprio perché è nata diversa, tanto più è costretta a essere unita. La differenziazione ha spinto il vicino a cercare il suo vicino per lo scambio dei propri differenti prodotti. La mancanza d'unità del loro territorio costringe gli europei a una reciproca integrazione. Le nostre regioni così diverse e le genti così dissimili come noi siamo che le abitano, proprio a motivo di tanta diversità, sono condannate a vivere insieme. Elles diffèrent, elles sont condamnées à vivre ensemble. Per oltre due anni abbiamo attraversato l'Europa in tutti i sensi e con tutti i mezzi. Itinerari aerei e lungo coste e vie d'acqua. Alla scoperta del nostro continente. Attenti a capire fino a che punto l'ecologia europea ha condizionato la nostra storia. Immagini per narrare che in Europa, prima ancora di dividere e separare, le montagne collegano, i fiumi uniscono. Da una regione all'altra dell'Europa centrale, con un primitivo mezzo di trasporto, lungo quella che fu una prima naturale strada.
uomini e merci portati dalla corrente. Il fiume non confine, barriera, ma via di comunicazione. Può sembrare incredibile, ma in Europa vi sono fiumi sui quali si può ancora navigare come nella preistoria e si possono attraversare ponti costruiti come nelle prime età dell'uomo, non lontani da altri che sono orgoglio della tecnica più avanzata. Immagini queste che ne evocano altre e altre ancora, antiche e nuove. Da millenni l'uomo europeo ha mutato le barriere naturali, creando con ponti e strade altrettanti tramiti di contatto e di scambio. Ponti per superare le acque. Chiatte, traghetti per dominarle, per guadarle. Nelle zone montane ha sfruttato i passi collegando il nord con il sud, l'est con l'ovest. Ieri come oggi ha disegnato tra le cime le sue vie, anche dove sembrava impossibile. E ha scavato gallerie là dove non gli era riuscito di superare altitudini impervie. Difficoltà affrontate e risolte pur di raggiungere il paese vicino, la gente che vive al di là di quella montagna, di quella valle. Di generazione in generazione, il territorio europeo si è arricchito di una rete capillare di strade, di ponti, di vie disegnate con pazienza e tenacia. Disegnate anche dove la natura dei luoghi era la più malagevole. Per intendere bene tutto questo, il primo ritratto del nostro continente deve essere quello del suo aspetto fisico. Recupero ideale dello stato originario di un territorio che è invece, lo sappiamo, il più trasformato del nostro pianeta. Il nostro viaggio alla scoperta dell'Europa, al di là delle barriere di cemento e di acciaio del tempo presente, tenta quindi un esperimento magico. L'esperimento magico di rappresentare l'Europa senza l'uomo. Per poi capirlo meglio, questo uomo, questo protagonista chiamato uomo europeo. Perché la sua lunga recita nel teatro della storia sarebbe incomprensibile se non conoscessimo bene quell'immenso palcoscenico che fu ed è lo sfondo di una multimillenaria vicenda. Il palcoscenico Europa. Quando il sole di un nuovo giorno sorge sull'Europa, la sua luce non illumina un continente a sé stante, nel senso strettamente geografico della parola. L'Europa non ha una sua unità continentale. L'Europa è una sorta di promontorio dell'Asia. È solo un'appendice geografica dell'Asia. Eppure le sue caratteristiche fisiche sono molto diverse da quelle dell'attigua immensa terra asiatica, dalla quale la distinguono differenze cospicue. La più importante è quella del clima.
La caratteristica del nostro clima, lo sappiamo, è il suo particolare equilibrio. Malgrado l'Europa sia distesa tra le zone calde del sud e le zone glaciali del nord. Ecco, all'estremo nord, un ciclone tra Scozia e Islanda, in una foto generale dell'Europa colta da un satellite meteorologico. Altre immagini simili, scattate dal Meteosat, satellite europeo, formano un film scientificamente fantastico nato dalla collaborazione tra l'ESA, ente spaziale europeo, e l'Università di Berlino. Scientificamente fantastico perché questo film, per la prima volta, rende chiaramente leggibile, in immagini globali, il movimento delle nubi sul nostro pianeta. Il Meteosat, messo in orbita nel 1977, a 36.000 km dalla Terra, rileva e documenta, da quell'altezza, il trascorrere di nubi e di vapore acqueo nell'atmosfera, soprattutto in quella parte di emisfero che comprende l'Europa. Sebbene osserviamo questa zona, notiamo un flusso continuo di benefica aria umida che muove costantemente dall'Atlantico verso le nostre terre. Un moto regolare delle correnti d'aria che contribuisce a realizzare sull'Europa lo scambio termico fra zone fredde e zone calde. Scambio che mantiene l'equilibrio meteorologico fra i due opposti confini del continente. Le soglie dei deserti africani al sud, la calotta polare a nord. Il nord, i suoi mari e le sue cattedrali di ghiaccio in lento movimento. All'estremo opposto del continente, il Mediterraneo, caldo e luminoso. Qui le temperature sono tali da permettere il fiorire sottomarino di policrome formazioni coralline e spugnose, quasi tropicali. D'altra parte, da quando fu aperto il canale di Suez, pesci tropicali dal Mar Rosso entrano nel Mediterraneo europeo e qui, nelle nostre acque, si sono perfettamente adattati. E vivono nelle nostre acque anche i grandi mammiferi tipici degli habitat polari. Balene, capodogli e orche visitano le acque del nord Europa. Acque ai cui limiti settentrionali torreggiano iceberg vaganti, gigantesche sentinelle di confine. Così come le correnti umide nel cielo, anche una costante corrente marina contribuisce a sua volta e in maniera essenziale all'equilibrio del clima europeo, rendendone temperate persino le zone più settentrionali. È la corrente del Golfo, che attraverso l'Oceano Atlantico sposta 74 milioni di metri cubi d'acqua tiepida al minuto verso le coste dell'Europa del Nord. È questo l'importante, vitale influsso dell'Atlantico sull'Europa. Senza di esso, intere nostre regioni sarebbero perennemente fredde. Senza il dono naturale della corrente del Golfo, non ci sarebbero fiori sulle rive dei fiordi norvegesi, danesi, scozzesi. Un altro fenomeno caratterizza i mari del nord Europa, un fenomeno che le rive del sud non conoscono, quello delle grandi maree. Lungo coste come quelle bretoni o normanne, ogni 4 ore le acque si ritirano e poi tornano. Si alzano e si abbassano con differenze di livelli che possono toccare persino gli 8 metri. Ogni 4 ore le barche alla fonda si adagiano a secco, poi galleggiano di nuovo. Per 4 volte ogni giorno lo stesso paesaggio cambia completamente. L'arco delle coste atlantiche
e le ventose rive del Mare del Nord e del Baltico. La luce abbagliante delle coste mediterranee. Tra questi liquidi e frastagliati confini del nord, dell'ovest, del sud e i grandi spazi dell'est si distende il nostro continente. Il suo clima, equilibrato per le caratteristiche appena descritte, offre alla nostra terra il dono costante di un'acqua preziosa, generosamente distribuita dal cielo. Piogge benefiche che si alternano sul filo dei venti a un sole altrettanto benefico. Nella sua luce maturano i frutti, le messi. Nasce da questo delicato equilibrio il ricorrente miracolo delle stagioni. Gli altri continenti non conoscono, come l'Europa, stagioni altrettanto equilibrate, contraddistinte da escursioni termiche così misurate. Ritmo costante, scandito dagli inconfondibili colori delle primavere e degli inverni, delle estati e degli autunni. Un'alternanza ovvia ai nostri occhi. Vi siamo così abituati da non poterne afferrare forse l'importanza essenziale. Invece, proprio ai preziosi equilibri stagionali, dobbiamo lo sviluppo così particolare della realtà europea. Certo, questo ritmo solenne e costante conosce drammatiche sorprese. Venti impetuosi possono creare tempeste nel cielo, bufere. Sconvolgere il mare. Mostri meteorologici capaci di mettere in crisi l'orgogliosa sicurezza dell'uomo. Nelle zone montane può bastare un salto improvviso di temperatura e la quiete profonda delle vallate è scossa dallo schianto delle valanghe. E se da pendici nevose si abbatte sulla casa dell'uomo la morte bianca, dalle pendici vulcaniche un fiume di fuoco può cancellare villaggi, colture, città intere. Etna nevosa, nutrice perenne di fulgi da neve. Nei tuoi antri mugghiano fonti purissime d'orrido fuoco, scrisse Pindaro 25 secoli fa, celebrando il più alto e il più attivo dei vulcani europei. Ma non l'unico né il più terribile. Queste che sembrano rocce sono invece calchi in gesso dei corpi pietrificati degli abitanti di Pompei. Quando 2000 anni fa furono sorpresi e uccisi dalla furia del Vesuvio. Oggi il Vesuvio sembra addormentato, ma dei vulcani che paiono morti e non lo sono occorre diffidare. Riservano all'uomo sorprese terrificanti. Basti ricordare la fine di una grande civiltà dell'Europa antica, quella delle Cicladi, isole dell'Egeo. Eccone reperti di 3500 anni fa, trovati tra le rovine di Tera, una di quelle isole ove l'uomo delle Cicladi aveva creato una cultura raffinata che sapeva interpretare la natura e raffigurarla in delicate forme decorative. Alle Cicladi si viveva in pace con il mare che circondava le isole e gli dei benigni che le proteggevano. Sin quando un cataclisma decretò la fine di uomini e cose, delle isole e della loro civiltà. Accadde un giorno del 1500 avanti Cristo, quando il vulcano che formava l'isola di Tera esplose. L'acqua del mare, entrata nel cratere, aveva provocato un'immane esplosione.
un segno di morte pietrificato nelle convulsioni della lava e in poche rovine calcificate. Quanto resta del cratere esploso di Tera è là, al centro della baia oggi chiamata Santorino. Testimonia un'apocalisse ineguagliata nella storia delle catastrofi naturali d'Europa. Queste immagini di un'esplosione vulcanica, simile a quella di Tera ma in scala minore, sono state filmate sorvolando un'isola al largo dell'Islanda, per ammonirci a non credere che sotto i piedi di noi europei non si nasconda più alcuna insidia del genere. I terremoti, che tanto spesso causano lutti e rovine, sono il segno di una forza, di un'attività geologica sempre latente. Ma l'evento catastrofico è l'eccezione. La norma è quella scandita da quel provvidenziale timer meteorologico di cui abbiamo illustrato caratteristiche e benefici. Fra i tanti, in primo luogo, quelli delle acque. Sorgenti creano ovunque, in Europa, ruscelli, stagni, fiumi, laghi, torrenti, quasi obbedendo a un razionale progetto di ingegneria idraulica del territorio. Delle tante acque sorgive del nostro continente, le più celebrate come acque sacre sono quelle del Clitunno, che si confondono con le correnti del Tevere, il fiume dio dei Romani. Ma non solo le acque del Tevere e quelle delle sue sorgenti furono divinizzate. Gli antichi, fossero romani o barbari, nomadi o sedentari, sempre videro un dio nei loro fiumi. E basta considerare queste deificazioni per aver misura dell'importanza dei corsi d'acqua nella storia dell'uomo, e in particolare di quello europeo. Mito e realtà, ispirazioni leggendarie ed esigenze economiche e anche militari, certo i motivi non mancano per osservare con ottica particolare i nostri fiumi. Siano le foci del Po o il corso della Vistola o il Don o le serpentine del rio Ebro, filmato là dove il suo corso si snoda nel paesaggio più arido e più povero di Spagna, o siano il Reno o il Danubio, che qui vediamo alle famose porte di ferro, certo è che tutti i corsi d'acqua d'Europa sono elementi fondamentali nel nostro paesaggio. Elementi di quel reciproco e profondo rapporto tra storia e natura e tra natura e storia, che è di tanto rilievo nella vicenda del nostro continente. Noi però ci siamo proposti di illustrare dell'Europa solo l'aspetto fisico. Continuiamo quindi a osservarlo così, senza la presenza dell'uomo. E con i fiumi visitiamo il paesaggio incolto delle brughiere sconfinate. Ecco la Camargue in Francia. E le paludi, gli acquitrini, le acque morte. Elementi essenziali dell'equilibrio ecologico. Come i laghi, tra i maggiori quelli alpini. Nel nord gli infiniti specchi d'acqua finlandesi. E il Ladoga, in Russia, i cui flutti, dopo la breve estate nordica, restano per gran parte dell'anno composti in una fissità glaciale, quasi artica. Di questa grande sinfonia delle acque, il primo beneficiario fu il mondo vegetale.
Per milioni d'anni il volto dell'Europa fu verde, in un manto di boschi ricco e differenziato. Esempi estremi sono al sud le pinete mediterranee, al nord le foreste di betulle. Nella pianura ungherese, tra campi coltivati e bosco incolto, una rarità botanica. L'albero che si dice sia il più vecchio d'Europa. Questa quercia, ci assicura un botanico, è nata più di 1000 anni fa. Esami d'ogni genere confermano la sua venerabile età. Un fenomeno che appare eccezionale, soprattutto perché, qualche tempo fa, l'immenso albero sembrava morto. E invece poi è miracolosamente rinato. Molti suoi rami sono tornati a coprirsi di foglie, fra i tanti ormai per sempre secchi, senza vita. Per giunta, a detta di un contadino al lavoro, ed è un'antica leggenda, fin quando quella quercia vivrà, questa terra sarà in pace, serena. Infatti non vi furono morti qui intorno, dice il contadino, né per la prima né per la seconda guerra mondiale. In Almeria, sud della Spagna, l'unico deserto assoluto europeo, con le sue sabbie e le sue dune. Il suo vento arido, causa ed effetto allo stesso tempo di questo piccolo Sahara europeo. Ancora una volta, l'arsura del sud, il regno delle grandi foreste del nord. Oggi però il regno delle foreste è minacciato, è oggetto di distruzione intensiva. Il grande albero diventa merce in proporzioni mai conosciute prima d'ora. Per questo, dalle selve settentrionali ai boschi mediterranei, il manto vegetale delle nostre contrade va diminuendo a ritmo crescente. Delle foreste vergini europee, così come esse erano, testimoniano oggi solo superstiti aree protette. Ecco una foresta di montagna, in Ungheria, ove da mezzo secolo il bosco è lasciato al suo stato naturale. Qui gli alberi cadono solo per vecchiaia o per il vento o per la folgore. La morte e la vita sono lasciati al loro corso naturale. Anche in Alsazia è in corso un simile esperimento, in questa foresta di conifere. Ma è in Polonia, nella selva di Bielowice, l'immagine più antica del mondo arboreo dell'Europa primordiale. Il complesso lasów najbardziej czy najlepiej zachowanych tutaj u nas na w ogóle. Ci dice un guardiaboschi che questa foresta è intatta da tempo immemorabile. Foresta fitta a tal punto che solo le cime svettanti degli alberi sono coperte lassù di verde. Il resto del tronco è nudo e scarno, immerso com'è perennemente in un'ombra notturna. Nel profondo di questa selva potete incontrare, ci dice ancora il guardiaboschi, gli ultimi bisonti europei. Sopravvivono infatti solo qui. Il più tipico animale selvaggio della nostra preistoria si era estinto ovunque in Europa, meno che in questa selva. Alla fine del secolo scorso, ci spiega la nostra guida, se ne contavano una trentina. Furono allora messi sotto protezione nelle riserve di caccia e anno dopo anno si sono riprodotti in gran numero.
altri bisonti, in Germania. Anch'essi però provengono da Bielovica e ripopolano artificialmente quelli che furono un tempo i loro habitat naturali. I bisonti qui tornano a scorazzare tranquilli, per decreto governativo. Sono i pensionati della preistoria. La fauna selvaggia d'Europa ormai sopravvive solamente in aree protette. Immagini di stambecchi e caprioli alpini, alci nella foresta scandinava, lontre nei corsi d'acqua dei parchi della Baviera. Fauna superstite che testimonia la varietà originaria delle specie che hanno animato il palcoscenico Europa sino a ieri, fino al loro sterminio. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, area privilegiata ove vivono gli ultimi branchi di lupi della nostra penisola. Riserve faunistiche d'Europa, ove furono colte queste immagini, il superstite mondo animale è tornato ai suoi ritmi e alle sue leggi. Nelle alte sierre di Spagna. Un violento spettacolo, come solo la natura può essere capace di offrire. Il vincitore e la vittima. L'aquila reale domina, apparentemente incontrastata, ma non sempre il più forte riesce a predare, a vincere. Violenza non gratuita, ma giustificata da un'immutabile legge, quella della sopravvivenza, dell'individuo e della specie. Ancora all'attacco. La vittima designata, un corvo, ha visto il nemico. Cerca di giocarlo cambiando rotta. Ma troppo tardi. Dalle cime nevose della Spagna centrale ai cieli ventosi della Sardegna.
Qui sopravvive un altro rapace, il rarissimo grifone. La sua specie sta per estinguersi, così come sta per estinguersene un'altra. Quella della foca monaca, relitto zoologico delle lontane ere del Quaternario, quando le acque di Sardegna erano gelide, quasi glaciali. Ora la si può incontrare nelle grotte di Arbatax, ma sempre più raramente. Dal mondo azzurro a quello verde. E torniamo alle fitte foreste dell'Europa centrale. Qui, nei mesi in cui i boschi si tingono dei colori d'autunno, è possibile osservare i rituali d'amore dei cervi reali, che vivono liberi nelle riserve danubiane. Si chiamano. Si cercano. Immagini di sereno idillio, come quelle suggerite da questa sequenza, sono in realtà deformanti. La realtà, lo sappiamo, è ben diversa. Da secoli la fauna europea è oggetto di una caccia spietata, che a poco ha assunto le dimensioni di una strage. Ovunque in Europa il cervo è protetto. Eppure solo che si abbiano i soldi per pagare una lussuosa licenza, lo si caccia senza problemi. Anche in paesi europei che vantano una straordinaria sensibilità al riguardo. La caccia, la strage. Nessun europeo è innocente. I mediterranei sterminano i migratori che vengono dal sud. Ma al nord la crudeltà della strage non è da meno. Così si caccia alle isole Faroe, catturando e uccidendo i migratori quando tornano ai loro nidi estivi.
Alle stesse settentrionali latitudini, ma più a est, in Lapponia, giovani pastori di renne utilizzano sistemi più rapidi di quelli dei loro padri per decimare i branchi dell'animale su cui si era basata per generazioni l'economia nomade della tundra settentrionale europea. I padri dei lapponi d'oggi uccidevano solo per vivere. I figli sterminano per vendere pelli preziose di renna a un mercato che le richiede in numero crescente. Una strage folle e stupida. Quando non ci saranno più renne, non ci saranno più lapponi. Dal nord al sud. A terra e in mare, la violenza sulla natura sconvolge non solo il quadro naturale, ma ovviamente anche quello umano, sociale, di tante zone del nostro continente. È un suicidio, come la follia dei lapponi ci insegna. L'urbanizzazione sfrenata e l'industrializzazione selvaggia del nostro continente causano danni irreversibili. Una progressiva degradazione dell'habitat naturale. Ultime cicogne d'Europa. Altro caso da meditare, come simbolo di un mondo avvelenato. Erano le cicogne le inquiline alate di tante case. Una presenza tradizionale, un'amicizia che aveva alimentato leggende, favole. L'equilibrio naturale, sempre più turbato negli ambienti dove le cicogne giungevano ogni anno a nidificare, è la causa dell'abbandono crescente di tanti nidi. Ma qui non si tratta solo di piangere su una specie che scompare, ma di allarmarsi per il segnale che ci viene da questa fuga. Sul palcoscenico Europa si muovono certo anche solitari cavalieri che credono in una battaglia nobile, anche se c'è da temere che sia perduta. Giovani per lo più, che lavorano per difendere, impegnati a studiare come proteggere il mondo animale che a stento ormai sopravvive. Siamo nell'area faunistica di Doñana, in Spagna, alle foci del Guadalquivir. Si studiano varianti alle migrazioni contrassegnando cicogne neonate, mentre la madre preoccupata osserva da poco lontano. Forse la conoscenza delle nuove rotte migratorie delle cicogne potrà suggerire il modo di salvarle. Potrà suggerire come aiutarle creando rotte sicure verso zone protette. Un altro esempio, nelle Alpi. Giovani di un corpo specializzato aiutano animali decimati dalle carestie invernali. Infatti, molte valli insensatamente disboscate non sono più in grado di nutrire la fauna stanziale. Occorre salvarla dalla fame.
In Svezia, studenti dell'Università di Uppsala vanno a turni nelle foreste colpite da una sorta di cancro vegetale e tengono sotto osservazione il dilagare di un male che lentamente uccide le piante, distruggendo le loro foglie. Un male causato dalle scorie velenose che i venti d'alta quota portano dalle grandi zone industriali del nord Europa sino alle foreste scandinave. Un impegno generoso, ma certo sproporzionato, per combattere un avvelenamento che sembra prendere le dimensioni di catastrofe ecologica. Come quella dei nostri mari. Essi sono colpiti da un inquinamento contro il quale sembrano impotenti i rari e miseri tentativi di intervento. Insomma, la nostra lotta contro gli scarichi velenosi delle industrie chimiche, contro la valanga del cemento, dell'acciaio, dei rifiuti industriali e dei gas inquinanti, sembra inadeguata e ormai compromessa. C'è solo da augurarsi che in Europa, come nel resto del mondo industrializzato, angoscia e paura siano premessa di una presa di coscienza a livello collettivo. Una sensibilizzazione raggiunta con l'aiuto di esperti che riesca ad invertire la tendenza all'autodistruzione, riesca a promuovere il riscatto dell'ambiente naturale. Caratteristica della cultura europea, pur attraverso errori, contraddizioni, persecuzioni e stragi, fu soprattutto la sua capacità di trasformare, di produrre, creare. Sempre in un relativo, miracoloso equilibrio con il mondo circostante. Dagli alberi si costruivano case. Dal fango mattoni per altre case, per i paesi dell'uomo, e i suoi borghi e i suoi centri urbani. Una urbanizzazione discreta che generazioni di europei, al nord come al sud, hanno inserito armoniosamente, da sempre, nel quadro naturale. Un quadro dal quale l'uomo europeo traeva quanto necessario per vivere, senza corrompere l'ambiente dal quale dipendeva. Dalla sua terra traeva il cibo, estraeva materia per costruire i suoi ponti, le sue strade e le sue città, i palazzi, le piazze. Dalla pietra ha creato i suoi templi, alti nel paesaggio. Eppure i cieli non erano feriti, ma nobilitati da quelle opere imponenti, talvolta addirittura superbe, dominanti. La materia trasformata, la materia inerte che si sublima. La materia che nasce dal tempo, quando dal marmo Fidia, Michelangelo, Donatello, Moore traggono i loro capolavori. I greci antichi, i primi europei, seppero creare dal metallo fuso l'immagine di un uomo simbolo di perfetta armonia. Armonia degli uomini fra loro, fra gli uomini e le cose.
Ora questa armonia si è spezzata. Occorre ricrearla in Europa, senza rimpiangere sterilmente il passato, ma lavorando per ritrovare un nuovo equilibrio attraverso un nuovo umanesimo, o, come si dice oggi, attraverso una nuova qualità della vita. Thank you.